Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovava il discepolo di molti giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli giurirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché gli hai creduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. È un Vangelo meraviglioso, pieno di intensità, di sorprese. Io vi dico la seconda parte: 8 giorni dopo venne di nuovo Gesù a posare la sua pace sulle paure di Tommaso, a posare la sua carezza sui suoi dubbi. I dubbi di Tommaso, quanto si è detto su di essi, ma non esiste fede senza dubbi. E infatti da nessuna parte è detto che sia meglio la fede granitica, tutta ad un pezzo, piuttosto che quella intrecciata con dubbi e domande. Basta che sia autentica, per quanto piccola. Povero caro Tommaso, diventato addirittura proverbiale, però coraggioso, perché è l'unico che se la sente di uscire da quella stanza, da quella paura. La sera di Pasqua era fuori ad affrontare la città che uccide i profeti. 8 giorni dopo lì, e Gesù è di nuovo anche lui. Gli ha inviati per le strade del mondo e li ritrova ancora chiusi in quella stanza, ma lui ha l'arte dell'accompagnamento. Con delicatezza infinita accompagna la fede piccola dei suoi, gestisce l'imperfezione di quelle vite e delle nostre vite con umanità suprema. Non chiede a loro e a noi di essere perfetti, ma di essere autentici. Venne Gesù e stette in mezzo a loro.
in mezzo non di disparte, non sopra, non davanti, ma in mezzo, dentro, al cuore, in mezzo, come legame e collante delle linee, forza di aggregazione del gruppo, interconnessione dei viventi. Lui sta in mezzo, nell'incontro, nel legame. Scrive Martin Buber, lo Spirito del Signore non abita nell'io. Lo Spirito del Signore non abita nel tu. Egli abita tra l'io e il tu. Allora ecco, in mezzo abita. Senza gesti clamorosi, solo essere presente, stare con loro. La presenza è l'altro nome dell'amore. L'amore conosce molti dove rimane pieno quello di essere insieme con la persona che vuole bene. Presenza, l'altro nome dell'amore. E non accusa, non rimprovera, non alza la voce, sta in mezzo a riconnettere le vite tra loro e come al soggetto. E qui in mezzo a noi c'è il Signore a riconnettere le nostre vite con la sorgente e per quanto possibile tra noi. Pace a voi, annuncia. Pace come una carezza sulle vostre paure, sui vostri sensi di colpa, sui sogni non realizzati, sulla tristezza che scolora i giorni. Pace. Parola oggi viva e morta al tempo stesso. Morta nelle trincee, nelle fosse comuni, nelle case distrutte, nelle pile di morti, dentro sacchi di plastica. Ma noi uomini, da una parte e dall'altra delle nostre trincee, noi in realtà non la vogliamo. Noi preferiamo la vittoria sul nemico alla pace con il nemico. Noi la pace preferiamo la forza. E la pace di Gesù invece è divinale, addirittura il concetto stesso di nemico. Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Se guardiamo questo puntino azzurro che è la terra spersa nel cosmo, se lo guardiamo dall'alto, come se fossimo degli astronauti, prendendo un pochino di distanza. Se guardiamo questo minuscolo pianeta azzurro, vediamo che gli uomini si sono uccisi a milioni per conquistare un millimetro di più di terra, per un niente di pianeta azzurro in più, per un invisibile metro concimato di sangue per i corpi umani, per niente. La pace invece è disarmante. Metti via la spada. La pace non come la dà il mondo. Comincia dentro, se in noi non è pace non daremo pace. Se in noi non è ordine non creeremo ordine. E va in cerca delle solitudini patite, delle tenerezze negate, del male di vivere che ci consuma. Poi Gesù si rivolge a Tommaso. Il timido, ha detto, cioè gemello di dubbi, di fede. Quel Tommaso che lui stesso aveva giocato per 3 anni alla libertà interiore, a risentire se era il caso, che lui gli aveva fatto vigoroso e coraggioso, è quello che ha la malattia di Lazzaro, quando Gesù dice torniamo in Giudea, ma che voglio uccidere? E lui l'unico che dice andiamo anche noi a morire con lui. Uno di fede. E Gesù invece di imporsi, si propone, mette, guarda, tendi la mano, rispetta la sua fatica e i suoi dubbi, rispetta i tempi di ciascuno, rispetta la complessità del vivere e non si scandalizza, si ripropone, anzi si espone con le ferite aperte. Perché è il corpo che è risorto, non l'anima di Gesù. Gesù le piante non le nasconde, le esibisce quasi. L'alfabeto rosso delle ferite hanno scritto su di lui il racconto dell'amore. L'esurrezione non ha rinchiuso i fori del chiodo, non ha rimarginato le labbra delle ferite, perché la morte di croce non è un incidente da ripercorso, da dimenticare o da annullare.
Quelle ferite sono la gloria di Dio, il punto più alto che il suo amore folle ha raggiunto e per questo resteranno aperte per l'eternità. Ho un'immagine, magari ingenua, ma lasciatela dire. Adesso, ora, c'è dentro la Trinità un corpo d'uomo, ferito, di ferite eterne e aperte. E immagino quante carovane di donne, uomini, bambini, feriti, uccisi, sono saliti, stanno salendo e sono accolti da un Dio ferito e ucciso, da un corpo d'uomo ferito di una ferita mortale che gli ha spaccato il cuore. E credo che si riconosceranno, lui e loro, si riconosceranno fratelli, fratelli di sangue. Metti qui la tua mano, qualche volta mi perdo a immaginare ancora che forse un giorno anch'io sentirò queste stesse parole. Metti qui la tua mano e anch'io potrò mettere, tremando, facendomi condurre, cieco di lacrime, e la sua mano che tira la mia mano nel cuore di Dio, toccami per sentirmi amato. Toccami la mia mano nel crepacuore di Dio. Toccami. Ecco, credo che la fede di Tommaso, come la mia, ha tre passaggi. Ho bisogno, se non di prova di presenza, di sentirlo qualche volta. E poi mi fido e mi affido. Ho bisogno di vedere, di toccare, di sentire quel foro che ti ha ucciso, di leggerlo. Se non vedo, non credo, di sentire te, ma poi mi fido. Tocca, tendi la mano, metti, perché non dice che Tommaso l'abbia fatto, non dice che abbia toccato, che bisogno c'è, si fida a quel punto, che in grado c'è chi si è lasciato spaccare il cuore per te. Non le ha toccate, le ha baciate le ferite, diventate le feritorie della grande bellezza. E allora, terzo, mi affido, mio Signore e mio Dio. La fede nostra, se non ha questo aggettivo mio, non è vera fede, è solo religione, catechismo, paura, definizione. Ma la fede è ciò che arde, mani che ardono, parole che ardono, occhi, cuore che ardono. Mio Signore, mio deve essere, come dice la madre del Cantico dei Cantici, mio non di possesso, ma di appartenenza, sei parte di me e io ti appartengo, tu parte di me e io parte di te, mio, amato mio, e io sono per lui, mio, non di possesso, ma di qualcosa di uno stupore, mio come lo è il cuore, non lo possiedo, e senza non vivrei, mio Signore, come il respiro, e senza non sarei.